Le auto che riprendono a transitare, i negozi aperti, i pedoni che passeggiano. Tornano alla normalità gli Champs-Élysées a Parigi dopo l'attacco di giovedì sera costato la vita a un poliziotto e all'attentatore Karim, un francese della banlieue parigina. La gente guarda avanti. È qui, è all'estero, è in ogni luogo, dobbiamo continuare, continuare a vivere. Continuare a vivere. Nell'area sono stati tolti tutti i cordoni che delimitavano l'angolo della sparatoria avvenuta all'altezza del civico 102 della via simbolo della capitale francese. Tutti dicono che i terroristi sono musulmani, ma non c'è un musulmano che ne uccide un altro, è vietato nella nostra religione. Il terrorismo è un fenomeno che minaccia tutti, non ha origine nella religione. E poi c'è chi ha vissuto la sparatoria sulla propria pelle, come questa donna che si trovava nei paraggi quando l'attentatore ha sparato alla polizia. Ero preoccupata per la mia vita, per la mia sicurezza, mi sono nascosta in un angolo in una stradina vicino, Rue Frédéric Bastiat, e ho atteso 20 minuti che tutto si calmasse. Dopo sono corsa alla metropolitana, ho corso tanto, anche in metro ero molto spaventata. Dopo l'attentato, giovedì sera, tutta la zona è stata evacuata e bloccata. Come sempre, gli Champs-Élysées erano pieni di turisti. Nei negozi ci saranno state una cinquantina di persone, per lo più stranieri. Non capivano, mi guardavano e chiedevano cosa stesse succedendo. Io dicevo, tranquilli, lo hanno ucciso. Invece la caccia all'uomo è continuata per ore alla ricerca dei complici dell'attentatore ucciso e ancora oggi proseguono le indagini.